volte inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Esce questo venerdì in 700 sale, diciamo, per fare questo dato. Il film è prodotto da Levante, come sempre con i film di Renato Peroncioni, insieme a Medusa Film, e sono qui presenti i protagonisti Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, la new entry Laura Torrisi e Leonardo Peroncioni, Gabri Bianco. Grazie. Gianpaolo Lenzi. Ma era cumulativo, questo era per Bianco. Era per Bianco, si inizia subito. In sala Carlo Rossella, presidente di Medusa, e Gianpaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato. Non so se sapete, se qualcuno è previsto sul palco. Lo sapete voi. Nel frattempo noi cominciamo. Okay. Avete già domande? Altrimenti io faccio il cappello. No, mi sono preparato il cappelletto, scusa, iniziale. E dai che ero sopra, fammelo dire. Ok, Gianpaolo, sta salendo? Buongiorno. La facciamo in italiano o in francese? Francese. In francese. No? Allora, c'è una sedia in più e io approfitterei per dar posto a una delle protagoniste del musical, certo. Visto che c'è Chiara Francini in sala. Vieni Francini, vieni. Sai, la Francini adesso sta girando il film con Spike Lee, per cui ha già preso un po' le distanze, vedi, dice, sai, io le commedie adesso, so mi chiama, sai, so più con Spike, ho detto che lei è un detersivo. Ah, Francini, vieni a fare i film ad Hollywood, ora fai il film con Spike, ora fategliela dopo una domanda, ma com'è fare il film con Spike? Allora, prima di tutto, grazie di essere venuti, grazie di essere così tanti. E con Giovanni Veronesi questa volta ci siamo divertiti a scrivere laddove un film laddove finivano tutti i miei. I miei finivano davanti a Roma, ma è freddo fa, ragazzi. Oh, chiamateci Chicori subito, ditevi a Vittorio, inizia a mettere un po' almeno sui 24-25, perché qui si rassega, come si dice in Toscana. Gli amici della nazione sapranno cosa vuol dire il termine si rassega, che fuori potrebbe essere un pochino malinterpretato. Ci siamo divertiti, dai la porta, è zitto, ci siamo divertiti a iniziare il film laddove finiva. I miei film erano tutti una rincorsa da parte del normotipo nel tentativo di conquistare queste donne eccezionali. Poi si chiudeva la porta, vivranno felici, contenti, oppure se scandono e se lasciano come fanno tutti. Allora io ho detto, ripigliamole da lì, anzi, facciamoli innamorati come non lo è più nessuno se non Topolino e Minni. Infatti c'è una battuta, siamo a Topolino e Minni, ormai sono 6 anni che dico che l'11 settembre dell'amore è stato quando Albano si è lasciato da Romina, per cui dopo questo 11 settembre sentimentale c'è uno sconquassamento, c'è stato uno sconquassamento totale. Anche Diabolik sta con Eva Kent perché si incontrano ogni 7 numeri, perché se si incontrassero a tutti i giornaletti probabilmente si lascerebbero. Invece i nostri sono due eroi fantastici, vivono la semplicità della provincia, la semplicità di impatto della vita, vendono frutta e verdura e hanno solamente un'ambizione, quella di comprare un fondo che costa, guarda caso, proprio la cifra che peraltro nel film non si vede, che invece sono i 150.000 euro della proposta indecente. E ci siamo divertiti proprio a raccontare un film sul perdono. Il mio vecchio sacerdote una volta mi disse una cosa che mi rimase impressa 7-8 anni fa. Avevo la mia fidanzata accanto, lui ci incontra e dice, sai, mi vedo bene, dice, siamo innamorati. E lui dice, sai, dimostrerai il tuo amore a questa ragazza non tanto per come la saprai amare, ma per come la saprai perdonare. Porca, mi rimase impresso perché era una cosa veramente bella. Il perdono che non esiste più, ecco perché il film è veramente una favola, e lui è un eroe, il Robin Hood dell'amore, ruba a se stesso per renderselo indietro, perché è convinto, come la filastrocca, cioè la tua moglie, la tua donna ti lascia, lasciala andare, se però torna è tua per sempre.
E questi due non potevano che, secondo me e secondo le intenzioni anche di Giovanni, ritornare insieme, perché Dio li fa e poi li accoppia, ma soprattutto è anche una sottotraccia, neanche tanto sotto, che è una piccola e delicata comunque accusa a quello che è il mondo dello spettacolo, perché in questo microcosmo perfetto provinciale arriva sotto le fattezze di Gabriel Cargo e del suo personaggio, che è un fotografo bello intraprendente, arriva lui a minare questo equilibrio. E quando il passaggio inevitabile dalla roulotte allo yacht esiste, non è solamente un fatto proprio di assimilazione fonetica, è proprio uno sconquassamento, e non ci si fa. Certo, direte, il primo film in cui ti portano via la donna l'hai trovato bellino, infatti ho pensato molto se questo personaggio lo poteva interpretare Rocco Papaleo, poi ho detto è meglio se lo fa Gabriel, perché se non altro almeno c'è più dignità nel dolore. Ecco questo, no, anche perché se te la porta via Rocco Papaleo non l'avrei perdonata, anzi sarei andato a ritrovare il mio sacerdote e forse al lato d'oro sputacchio nell'occhio glielo avrei lasciato andare, perché insomma allora di fronte a Gabriel, infatti non invitate mai Gabriel a casa. Una cosa che io voglio dire subito divertente che non trovate nel press book: la mattina fare il cinema ci si alza prestissimo, le 7 di mattina nessuno voglia scherzare, invece un mio amico storico, Domenico Costanzo, gli farà piacere alla sua fidanzata leggere quello che sto dicendo, seriamente mentre faceva colazione alle 7 gli diceva: senti Gabriel, tu mi dovresti firmare una procura dove si scrive, perché siccome io sono fuori a lavorare faccio l'amore con Domenico Costanzo ma sono Gabriel Carco, io te la preparo, tu me la firmi e ho già le mie clienti che potrebbero accettare questo tipo di scambio. Perché, come stavo dicendo, mai invitare un fotografo di siffattezze a casa, perché insomma la coppia ha voglia di Topolino e Minni, ma sai, lì a cena c'avevano Pippo, Pluto e Paperino, invece in questo caso lo sconquassamento è abbastanza totale. Ecco, questo mi piaceva raccontare, cioè da dove si chiudeva la porta, nel ciclone, in fuochi d'artificio o nel paradiso all'improvviso, recuperare. E perché la provincia? Perché è un po' come nel ciclone, se fossero arrivate 5 ballerine di flamenco in un bed and breakfast a Treviso e non sarebbe stato lo stesso così clamoroso come un microcosmo provinciale come quello raccontato nel film. E qui lo stesso, nei paesi ci sono i personaggi fissi che sono il farmacista, il sindaco, la bella del paese e lo scemo del villaggio. È chiaro che appena la bella del paese fa il calendario, c'ha molto più eco rispetto invece a una metropoli che è quella dell'ottavo piano, fa un calendario, non se ne accorge nessuno, nemmeno alla riunione dei condominio. Ecco perché anche il recupero della provincia, a parte il fatto che io ci vivo e ci godo, perché la differenza, sai, quando uno vuol fare un complimento al quartiere dove vive, dice: lo sai che c'è la farmacia, c'è il giornalaio, c'è il bar, è come stare in un paese. Questo perché? Perché la qualità della vita della provincia è troppo meglio assai di quella della città. Nel film tutto è clamoroso perché tutto è vissuto con la semplicità di gente che lavora. E poi mi piaceva anche raccontare il popolo che non si vede quasi mai al campeggio. Sarà che io ho fatto tanti anni campeggio, e il fulcro del film è la discussione chiaramente al campeggio, per quanti sapete quelle cose proprio da dopo cena un po' avvinazzati, per quanto ti taglieresti il dito mignolo, per quanto ti scriveresti lo sponsor in fronte, per quanto faresti fare alla tua moglie un calendario. Ecco, il film è questo. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo, ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora, non dire una parola, sperando che non se ne accorga, ho strappato via anche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora.